Fischio travolto. Ed è finita! Grande Napoli! Napoli è entrato nella leggenda! Di Luciano Spalletti. È appena finito Napoli-Udinese, valevole per la quindicesima di Serie A. Il Napoli, undicesima sinfonia di fila. Napoli batte 3-2 l'Udinese, con vantaggio del Napoli con Osimhen, raddoppio di Zielinski, 3-0 di Hermas. Nel finale Napoli è un po' calata, ha preso un gol l'Udinese, un minuto dopo ne ha preso un altro, ma ha retto fino alle fine. Comunque complessivamente vittoria strameritata del Napoli, straordinario questo Napoli, capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen con 9 gol, Napoli 41 punti, grandissimo Napoli, veramente. Peccato per quei due gol presi in due minuti, che c'è stata sicuramente apprensione verso la fine della partita. Complessivamente Astra ha meritato di vincere fino al 3-0, appunto a circa una decina di minuti dalla fine aveva completamente il pallino del gioco e il risultato. L'importante comunque è che Napoli abbia vinto, ha vinto 3-2 contro l'Udinese. L'importante era vincere, come tutte le partite, questa qua la temeva, perché ci sono tutti quelli che ci aspettano al fronte. Missione compiuta, il Napoli nella leggenda, mai nella storia, aveva fatto in Serie A 11 vittorie consecutive. Complimenti comunque all'Udinese, complimenti all'allenatore Sottile, che ci hanno creduto fino all'ultimo, nonostante il 3-0 a una decina di minuti dalla fine. Non saranno sicuramente piaciuti a Spalletti gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi secondo me, da una parte, la sosta arriva forse nel miglior modo possibile, però l'unica cosa che conta è che il Napoli ha battuto l'Udinese 3-2 ed praticamente è stra in testa il campionato in questo momento, più 11 sulla seconda in classifica, in attesa di Juventus Lazio e anche di Milan Fiorentina. Purtroppo il campionato si ferma per 2 mesi, ma si ferma nel migliore dei modi. Napoli batte l'Udinese 3-2, undicesima sinfonia. Forza